Hi, I'm James McConaughey. I'm a travel writer, so as you could probably guess, I'm into languages, different cultures, and of course, travel. Anyone who recognises the Castello Sforzesco behind me will know that I'm in Milan. This is Italy's business capital, and it's often described by the rest of the country as un-Italian. It's true that Milan is undeniably different. It's a modern commercial metropolis, fast, it's urbane, it's changing. And I'm going to check out some of those changes. Hi, I'm Gabriella Facondo. I'm an Italian TV and radio journalist from Rome. And like almost every Roman, I have mixed roots. My father comes from the south, my mother from the north, actually not too far away from here. This is Lombardia, one of Italy's richest and most developed regions. Everybody knows Milan, the fashion capital. And I always go there for work, but I never have the opportunity to visit its surroundings. So I'm happy to do it now that our journey starts at one of the region's three major lakes, Lake Como, Lago di Como. Later we will move further north into the mountains to visit Santa Caterina di Valfurva. Milan's the regional capital of Lombardy, but more than that, it's Italy's second city. The population's just 1.5 million, but that figure swells daily by at least 20% as tourists and commuters flock in from outside. The Milanese pride themselves on their international links and their metropolitan sophistication, but more than anything on their wealth, which is not surprising as the city produces a quarter of Italy's GNP and has a third of its industry. With that kind of record, it's easy to see why it regards itself as such a thriving, hard-working and forward-looking place to be. But despite the success and sophistication, the rest of the country can be very unkind about life here, describing it as brutta e dura, ugly and hard. It's easy enough to speculate about what it's like to live here in Milan, but the only way to really find out is to talk to a true Milanese. I'm going to take a tram ride with Germano Azzoni, who's lived here all his life. Buongiorno. Ciao, Signor James. Azzoni, sì. Piacere. James. Ciao, benvenuto. Piacere. Oh, grazie. Prego, allora. Ho sentito che Milano è la seconda città dell'Italia, è vero? No, è la prima. La prima? Okay, ma in questo di popolazione è Roma, no? Sì, certo, certo, sì. Naturalmente. Milano. I milanesi hanno sempre detto di essere la capitale morale del paese. Capitale morale? Certo, perché secondo i milanesi Roma è un posto di vizi e di immoralità e di corruzione. Okay. Ma questo, le capitali sono sempre corrotte. Sì, sì. Ma Milano è anche la capitale del commerciale, no? Del commercio, della finanza, dell'industria. E poi noi milanesi... Noi non seguiamo la moda, la facciamo. I milanesi sono fieri. Sono arroganti. Arroganti anche. E questo sì. che dicono gli altri italiani? I milanesi sono un po' arroganti, sono ricchi. Avere come cliente un milanese è una fortuna per qualunque albergatore. Perché quando sono in vacanza spendono in modo generoso. Sono generosi, sì, ci si aspetta che siano generosi e soprattutto amano il lavoro. Guarda quello, questo è un palazzo delle assicurazioni generali. Okay. Vedi che bella affresco, che bella decorazione. Le assicurazioni generali sono la maggiore compagnia assicuratrice del paese e avevano un impiegato famoso, Franz Kafka. Ah. Kafka, eh? Sì, Kafka lavorava per le generali a Praga. Milano è una città di letteratura. Sì, c'è arte, c'è cultura. Certo, Milano non è Firenze, non è Roma, non è... Abbiamo anche noi un po' di scrittori.
noi la cultura la comperiamo, forse. Però la comperiamo molto, la paghiamo e siamo attenti alla cultura. Milano ha più librerie di molte città italiane. Allora, come mai siamo venuti qui? Ma intanto perché io come italiano e come europeo un debito con i romani ce l'ho. Perché loro ci hanno dato la civilizzazione. Sì. Possiamo ridere sui romani, ma questo è un dato. Sì. Non ci sarebbe civilizzazione europea senza i romani. E questa è una posta speciale per lei? Sì, è un posto speciale perché c'è un po' tutta Milano. La Milano di 1000 anni fa e la Milano di oggi, la Milano che ricostruisce, che costruisce e ricostruisce. E Milano è ancora, sta cambiando? Sì, sta cambiando, deve cambiare, guai se non cambiasse. Milano cambia, Milano lavora, Milano innova, Milano tira l'economia del paese. E l'etica di lavoro ancora sta cambiando? Ma io ho lavorato sempre in grandi industrie, andavo al lavoro al mattino presto con la giacca e con la cravatta. Mio figlio invece va al lavoro alle 10 di mattina, lavora davanti a un computer, si veste in un modo orribile, ma lavora 10 ore al giorno. Ah, lavora. È milanese. È milanese. Le ringrazio. Ci figuri, grazie a lei. Andiamo. Okay, andiamo. Lago di Como has always been a very seductive resort, especially for people from Milan. And in fact, over the centuries, when the muggy summer heat became really unbearable, the Milanese would come here to seek refuge in the comfortable climate of the snow-capped mountains surrounding the lake, and of course in the beauty of the lake itself. I'm here at Menaggio, on the western side of the lake, and I'm going to meet Giorgio Cavalleri, who is a writer from Como and who promised to tell me some of the lake's secrets, to show me around and to tell me how come that the Milanese just adore this place. Buongiorno. Buongiorno Gabriella. Sono Gabriella Facondo. Menaggio ha una bella posizione. È una posizione molto bella e anche era un punto strategico perché per esempio c'era una delle caserme più famose della finanza, perché quando tempi addietro c'era contrabbando sul lago per la vicinanza con la Svizzera, era uno dei punti strategici. Cioè lì, ecco, per esempio Menaggio, cioè, è un punto d'incontro delle strade che vengono da Lugano, da qui attraversando in 20 chilometri, passa di lì, in 20 chilometri si arriva a Lugano, quindi è sempre stato importante strategicamente. Poi loro hanno un rapporto quasi riservato e personale anche con il lago, immagino. Con il lago, sì. Diciamo che ogni paese ha delle caratteristiche proprie, magari ha delle costruzioni del passato, delle ville famose a cui è molto legato, così. So, per esempio, ecco, Menaggio, via di meno ci sono alcuni grandi alberghi, per esempio. Infatti li ho visti giù. Ecco, c'è un hotel Vittoria che ha preso il nome così perché all'inizio del secolo scorso, siccome era molto popolare la regina Vittoria d'Inghilterra e veniva adesso, c'è un rapporto dall'inizio secolo molto bello, nel senso che è un po' considerato uno dei laghi dei milanesi, forse il lago principale dei milanesi, che in genere vengono soprattutto il sabato e la domenica, fanno delle gite, magari vengono d'estate e molti milanesi influenti hanno delle case o hanno affittato delle case sul lago. Ecco, questa è Villa Carlotta, è uno dei punti, diciamo, classici del lago. Questa è una villa del 1700, di dentro è neoclassica, di fuori è uno stile un po' ibrido. È bella? È bella, sì. Si chiama così perché nel 1843 è stata acquistata da una principessa di Prussia che si chiamava Carlotta e ha abitato qualche decina d'anni qui.
E qui stiamo arrivando a Mezzegra, che per noi evoca un periodo drammatico della storia del nostro paese. Sì, è un periodo molto drammatico perché qui sul lago è finita un po' la storia del fascismo e anche la guerra in Italia. Nel paese dove stiamo arrivando, Mezzegra, è stato ucciso anche Benito Mussolini nel pomeriggio del 28 aprile del 45 assieme a Clara Petacci. Il lago poi ha sempre esercitato anche un fascino prepotente sugli scrittori. Sugli scrittori? Lei è uno scrittore. Per esempio, non so, uno dei primi che ha parlato era un francese, Stendhal, Henri Bell, che era innamorato dell'Italia, del nord e fra l'altro anche del lago di Como, che amo, che Manzoni ha ambientato I Promessi Sposi. Poi degli scrittori più moderni, per esempio Henry James, ha scritto delle pagine molto belle, e ha scritto delle pagine belle anche Herman Hesse. And finally we arrive in Como, the city from which the lake takes its name. Giorgio suggested that we end my tour with a last look at the lake from the amazing building where he lives. Designed by the architect Terragni, it's the first example of rationalist architecture in Italy. The view is stunning. Beh, Giorgio, grazie per avermi mostrato con tanta passione Como. Adesso so perché piace così tanto ai milanesi e soprattutto perché questo luogo le ha ispirato tanti libri, tante storie. Adesso, guarda, senz'altro leggerò i libri che ti sono stati ispirati da questo posto meraviglioso. Ti ringrazio. Milan's reputation for being at the cutting edge of fashion and design is completely unchallenged. It's a city where any young designer worth their salt comes to cut their teeth in the international scene. But it's also at the vanguard of subtle changes in the way people are living. Designers like Michele Pizzinato and Giovanni Drugman are trying to do something a bit different. They're using a novel approach to design that starts with the manufacturing process and responds to the changing needs of their customers. Ah, buongiorno. Ciao. James. Michele, piacere. Michele. Giovanni. Piacere. Ciao. Piacere. E c'è un concetto dietro i vostri oggetti? C'è un'idea generale dietro? Il concetto è molto semplice, potresti quasi farlo tu da solo, quasi tagliarla tu. In realtà questa è tagliata da una macchina molto sofisticata, ma tutta questa forma esce da un unico foglio di betulla, grande circa 1,5 metri x 1,5 metri, okay, dentro il quale vengono ritagliate tutte queste figure che poi vengono assemblate e fanno questa chaise longue. Sono davvero oggetti bellissimi, ma che offrete al cliente che è speciale? Beh, di speciale c'è che cambia il modo di vivere delle persone, gli spazi hanno bisogno di maggiore flessibilità e allora si pensano dei mobili che possano rispondere a diverse esigenze, okay, tipo la libreria che solitamente è un esempio di fissità, carica di libri in un angolo, in questo caso è pensata come un elemento per dividere ambienti che si può aprire, allargare. Ma è incredibile! E diventa grandissima. In questo caso non so, è possibile. È perfetto separare per un appartamento piccolo che. Sì, per separare una zona giorno da una zona notte. E poi come un paravento si può richiudere e occupare poco spazio. E muovere come si desidera, non c'è un'idea. C'è una forma che è quella del minimo ingombro, e poi tutte le altre forme sono possibili. Ah sì, sì. Quando è chiusa i ripiani sono su tutti i lati. Un paravento un po' aperto. Mi spiaccio. Funziona. Ok. Allora guardiamo questo, è decisamente più piccolo. Cos'è? Indovina. Io non so, veramente nessuna idea. Guarda, si appende al muro così, poi si apre. E poi si mettono i piatti. Ok. E sono differenti? Sì. Qual è la differenza? Si vede? Non vedo. Sono due tipi di vernice diverse. Ah. Questa è una vernice poliuretanica, questa è una vernice ecologica a base di olio di lino.
Questa è una vernice che non fa male a chi la dà e a chi la usa e che può essere rimpiazzata, se si danneggia può essere ripristinata. Questa è una vernice poliuretanica che invece si usa normalmente nelle lavorazioni industriali perché ha il vantaggio di asciugare molto in fretta. È meglio per il cliente anche, è facile assemblarla. Sì, sì. Gli oggetti sono già montati come questo perché non occupano spazio. Altri che invece avrebbero molto più volume sono smontati e hanno un montaggio semplice. Questi sono parti di una lampada, che si monta piegando semplicemente questi fogli con un incastro di questo tipo. E questa sì. È una parte di paralume. Montando gli altri in serie, poi si riesce a ottenere tutta la forma intera montandola sul supporto rigido. Okay. Molto leggera, quando attraversato dalla luce acquista un colore rosso. Ma dimmi, cosa è questo? Questo è un porta riviste, è fatto da un solo foglio di multistrato di betulla con tanti buchi e dei bastoncini fresati che si mettono attraverso e si bloccano con un anello di gomma. Molto semplice, ingegnoso, eh? E il cliente può farla, assemblarla sì, da solo? Lo monta da solo perché riceve i bastoncini tutti assieme e questo è un pacco piatto che tiene molto poco posto e per cui questo serve a economizzare il costo di spedizione. Bravo. Allora, la ringrazio, E mi avete dato tante idee per il mio appartamento. Okay. Torna a trovarci. Grazie. Ciao. Grazie, ciao, Michele. Alla prossima. Ciao. Alla prossima. Paolo Ullian is another designer who brings ecology into his work. Allora, in che senso sono oggetti ecologici? Allora, all'inizio ho iniziato a lavorare facendo oggetti ecologici molto immediati. Diciamo che ho iniziato a lavorare sugli scarti prodotti anche nelle abitazioni, come le bottiglie di plastica, che sono diventate, in questo caso, sono diventati un appendiabiti da muro, fissando attraverso il loro tappo stesso le bottiglie su questa lana. Si vede l'oggetto che era prima? Si vede, sì, però si trasforma e diventa un altro oggetto che diventa anche poco riconoscibile. Ma è bello, sì. Ma è molto particolare, sì. Il tuo lavoro è cambiato adesso? Ora si sta raffinando, sta cominciando a prendere una direzione sempre ecologica, però... Per esempio? Però sta diventando un ecologico in modo tale che... sia anche industrializzabile. Questa lampada, per esempio, è composta da tre pezzi separati che una volta che non serve più si possono riseparare e buttare via nella spazzatura e riciclarli. E funziona così, è una lampada che si monta così. Questa è una semplice cuffia da piscina, così. E diventa il diffusore di questa lampada, mettendola su questa maniera. Ok. Così, about, all'incirca. La lampadina si inserisce nella parte interna. Ma non è troppo caldo? Non è caldo perché il materiale, essendo di silicone, è resistente fino a 160 gradi. Quindi non ha problemi di durata né di resistenza col calore. E questo... uguale, più questa o meno. È simile, è la stessa cosa. In più questa ha anche il filo che diventa decorazione interna. Ognuno si può fare i disegni che vuole nella parte interna. Sì, sì. E c'è un altro oggetto che è il tuo preferito? Un altro oggetto è anche questo, che è un oggetto formato sempre monomaterico, è solo un pezzo di vetro, e quindi riciclabile anche lui. Ed è un appendiabiti, si viene applicato così al muro, e dentro possono essere sistemate delle cose che abbiamo nelle tasche. Ok. Un paio di occhiali, un paio di chiavi. Ho bisogno di queste. Queste ciabatte? Sì. Ma perché sono differenti dagli altri oggetti? Questi sono delle ciabatte normalissime. Uh-huh. Hanno però riportato sulla suola una scritta che poi, quando uno cammina sulla sabbia al mare, lascia dei messaggi. Il messaggio è chi mi ama mi segue. Ok, sì.
È una idea bellissima, ma sono tutti oggetti bellissimi, eh? Ti ringrazio. Grazie davvero. A te della tua visita. A dopo. Allora, ciao. Arrivederci, ciao. Arrivederci. My journey has brought me north of Lake Como into Santa Caterina di Val Furba in Val Tellina, about 1,738 meters above sea level. Here we are approximately 4 hours drive from Milan and very close to the border with Switzerland. Over the centuries, Europeans, especially the Milanese, spent here many happy winters and summers skiing. It's not hard to understand why this place is just amazing. And I'm going to meet Deborah Compagnoni. You certainly remember her. She's the famous competitive skier, the 3 times Olympic gold champion. Deborah was born and raised here, and I'm going to find out from her why she loves so much these mountains. Deborah, sentendo di parlare è impossibile non avvertire il tuo amore per queste montagne. Infatti è il luogo dove sono nata, vissuta da bambina e ho tanta passione, tanto attaccamento a questa terra. Io ho abitato qua fino all'anno scorso, adesso abito tra qua e Treviso, che è una bellissima città comunque, però è una città e qui invece è un paesino di montagna, perciò ogni tanto torno che mi rigenero e sto molto bene nella mia famiglia, nel mio albergo. Pensando alle trasformazioni inevitabili, no, che avvengono ovunque, c'è un argomento che ti sta molto a cuore, che ti preoccupa un po'? Ma più di tutto quello che è il fatto di rispettare l'ambiente in un luogo che sta diventando tanto turistico e perciò che ha bisogno di uno sviluppo anche nelle costruzioni e in quello che sono poi gli impianti di risalita, che è quello che serve a Santa Caterina. Qui c'è infatti un progetto molto discusso. Sì, il progetto c'è, io sono d'accordo, è appunto il conciliare questi progetti con l'ambiente, rispettando l'ambiente, perciò non rovinare troppo i boschi, i prati, questo bellissimo comprensorio che c'è attorno a Santa Caterina. Quindi per te va bene costruire degli impianti di risalita, ma con attenzione, sì. E programmando molto bene dove farlo. Sì, sì, ci sono dei posti che secondo me sono più indicati e altri meno, dove... E questo è forse il motivo del contrasto che c'è e del fatto che si rallenta la ristrutturazione o comunque lo sviluppo di questi impianti che invece deve essere fatto. Senti Deborah, la tua bimba sta per nascere. Quali valori che ti derivano da questa terra vorresti trasmetterle? Ma un po' quello che ho detto prima, essere se stessi e apprezzare quelle che sono le cose naturali e rispettarle, perché poi dopo uno ci deve vivere, non è che... ed è quello che dovrebbero fare tutti in maniera comune, così l'ambiente sarebbe sempre lo stesso e migliore. Tuo papà mi ha detto che già sono pronti gli sci per la piccola. Sì. C'è una grande passione in famiglia di questo sport, perciò è normale che vorranno tutti che lei faccia lo sci, però come per me deve essere un divertimento prima di tutto e non necessariamente uno deve diventare un campione, perché comunque lo sport come il lavoro o altre attività servono per capire la fatica per raggiungere un risultato e questo è importante per crescere, per la vita. Una lezione. Sì, una lezione. Andiamo a fare una passeggiata. Got to be honest, I'm really looking forward to this. The last person I'm meeting here in Milan is an actress and a singer, Elena Andreoli. She's going to take me out on the town. Allora, Elena, dimmi, ecco un bar bellissimo, fantastico, e deve essere alla moda. È il locale più alla moda di Milano. Si chiama Royalto e qui la sera è pieno di gente. Sì, credo, posso credere. Allora, sei attrice, vero? Sì, sono attrice di teatro e canto.
Infatti qui vengo a cantare. Ok, allora fai attrice, canta e anche fai altre cose? Scrivo, mi piace molto scrivere. Quando sono a casa scrivo delle cose, adesso ho iniziato a lavorare anche in televisione. Scrivo dei programmi, dei documentari, dipende, piccole cose per ora. Allora è una vita moderna? È una vita stressante. Ok. Dimmi, Milano com'è per a vivere? È una città per i giovani? Milano è una città molto frenetica, però la sera tutti escono, soprattutto quando fa caldo d'estate. Si esce la sera, si va nei locali, si inizia alle 7, prendi l'aperitivo e poi vai avanti verso la notte. E la notte? dove esci normalmente? C'è una zona forse? Sì, ci sono due zone, questa che è Brera e poi ci sono i Navigli. Ah, ho sentito! Seguono centinaia di locali lungo il fiume a destra e a sinistra e la sera è un delirio. Ma deve essere bellissimo, possiamo andare a vedere? Certo, vieni con me. Ok. Allora dimmi, Navigli, da quando era una zona per la notte e per la sera? Dal 1200, perché una volta i canali attraversavano tutta la Lombardia e anche limitrofi e arrivavano tutte le barche con le merci, per cui convergevano tutte a Milano. Una volta Milano era come Venezia, una ragnatela di canali. Poi negli anni 60 hanno coperto tutta la città con l'asfalto. Non è rimasto. Sono rimaste solo due Navigli scoperti, perché in realtà ci sono i Navigli sotto Milano, ma noi non li vediamo. Invece adesso sono rimasti due Navigli scoperti, che sono Naviglio Grande e Naviglio Pavese, che adesso andiamo a vedere. Hai portato proprio qui? Perché questo è il posto più antico di Milano, dove suonano da 20 anni. Tutti i musicisti jazz sono arrivati in questo pub, le scimmie. Salute! Cin cin.